Sul percorso del ciclodromo a Cerveteri, per il secondo anno di fila, si è svolta la sesta tappa del Città di Cerveteri Ciclocross. La Tirreno Bike ha curato nei dettagli la manifestazione in osservanza dei protocolli anti-Covid con il sostegno di Protezione Civile e guardie ecozoofile, riuscendo ad ospitare 300 bikers tra le varie categorie, dagli esordienti agli agonisti. Sport all'aria aperta, rispettando i regolamenti, come ha evidenziato il presidente della Federazione Ciclistica, Renato Di Rocco. Le condizioni sono di assoluta eccellenza, per cui devo dire davvero bravi alla Tirreno Bike, perché hanno messo in campo tutti quelli che sono i protocolli previsti e concordati con l'ufficio sport del Ministero dello Sport, per cui è bellissimo. A questo è aggiunto anche una bellissima giornata di sole, per cui credo che tutti i partecipanti, soprattutto i più giovani, possano godersi una bellissima giornata facendo del sano movimento, una bella competizione di sport a contatto con il verde, per cui, come dire, ci sono tutte le condizioni migliori per godersi una bellissima giornata. Oggi c'è una grossa conferma, nel senso che abbiamo molte squadre, molti team, molti giovani, questo è importantissimo, e abbiamo un'organizzazione che sta rasentando quasi la perfezione. Questo quindi per noi è un motivo di grande orgoglio. Le gare sono partite alle 9:30 e si sono concluse con le premiazioni e tante aspettative per i prossimi appuntamenti. Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare questo evento, soprattutto sotto questo periodo di lockdown. È stata molto dura con tutta la parte burocratica, perché il Covid purtroppo ha segnato tantissimo anche questo sport. Dall'altro lato siamo contentissimi perché comunque abbiamo avuto un gran numero di partecipanti. Ovviamente il mondo dello sport ha subito un forte arresto, così come tanti altri settori della nostra economia, dalla ristorazione alla cultura al turismo. Quindi stiamo vivendo un momento molto complesso, molto difficile. È importante però che attività come questa vadano avanti e nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale.